Ciao milanisti, ciao campioni d'Italia, è finita 1-0 per noi, ha vinto il Milan, 1-0 con un gol di Bennacer, non abbiamo fatto niente ragazzi, ancora non abbiamo fatto niente, e anzi io vi dirò, dovevamo fare il secondo alla fine, perché il Napoli era rimasto in 10 e non è bello il modo in cui Milan ha affrontato la superiorità numerica negli ultimi 10-15 minuti. Tanto risuona il nostro inno meraviglioso, oggi è stata una serata magica a San Siro. È stata una serata da Milan, una notte di Champions, di quelle che solo noi siamo abituati a vivere in un certo modo nel mondo probabilmente. La curva sud ha regalato una coreografia fantastica che ha coinvolto tutto lo stadio, ha cantato per 90 minuti, la squadra ha recepito questo messaggio di grinta e l'ha messa tutta in campo. Il Napoli forse meritava qualcosina di più, perché sicuramente ha avuto tante occasioni, soprattutto all'inizio, quando nei primi 15 minuti ha fatto 7 tiri. Di nitide però ce n'è stata una, quella scheria che la porta praticamente vuota non è riuscito a mettere dentro. Poi il Milan ha preso campo, il Milan ha iniziato a gestire, a controllare la partita e poi ha sfiorato il vantaggio con un'occasione altrettanto nitida, con Rafael Leao involato da solo verso la porta che ha messo fuori di un soffio. A che il Milan ha preso coraggio e il Napoli forse si è un po' spaventato. È arrivato il gol dell'1-0 dopo un'azione fantastica costruita da Bennacer, costruita da Brahim Diaz, sviluppata da Leao e Giroud e conclusa da Bennacer con un bellissimo sinistro di prima intenzione che ha spaccato la porta. Da lì il Milan ha vissuto gli ultimi, era il 40esimo, abbiamo vissuto gli ultimi 5-10 minuti che ho preso il recupero all'assalto. Potevamo fare il secondo da veramente, chi era preso una traversa clamorosa su calcio d'angolo e brucia, perché potevamo essere sul 2-0 già a fine primo tempo. Il secondo tempo ha iniziato a ritmi più bassi. Il Milan ha capito di dover gestire, di dover rimanere lucido, perché metterla sul piano della grinta e della garra in quel momento non gli conveniva. Conveniva più al Napoli che doveva rimontare. E quindi siamo rimasti lucidi, abbiamo iniziato a gestire, ci siamo abbassati e abbiamo aspettato il Napoli, che però non ha creato tanto, ha ricominciato a gestire e a sviluppare il gioco e a rendersi potenzialmente pericoloso. Ha preso sì una traversa con Elmas, ma è una traversa diversa da quella di Kier. È una traversa con un colpo di testa debole che Magnan tocca sulla traversa, cioè è poca roba. Però altre occasioni nitide del Napoli non ne ricordo. No, sì, scusate, ha fatto una grande parata Mike Maignan, che ha messo in angolo e quindi il Napoli ha avuto quella palla gol lì. Poi però anche il Milan, di nuovo pericoloso, ha avuto l'occasione con Tonali, ha avuto l'occasione con... adesso non ricordo, ci sono state un po' di occasioni comunque, adesso non riesco a ricordarle. Fatto sta che al 75esimo, se non vado errato, viene espulso Anguissa, e il Milan va in superiorità numerica. A quel punto mi aspettavo di più, mi aspettavo il Milan che cercasse di chiudere, e Pioli ha provato a chiuderla inserendo Rebic e giocando praticamente col 4-2-4 con Salemakers a destra, Leao a sinistra e Rebic e Giroud davanti. Però non siamo riusciti a renderci pericolosi in nessun modo e quindi non sono contento di come abbiamo gestito gli ultimi minuti. Questo sottolinea come... scusate, abbiamo urlato tantissimo al gol di Bennacer. Questo sottolinea come la partita di ritorno è ancora tutta da vivere, tutta da affrontare. Certamente andare lì a Napoli con l'1-0 è cosa buona e giusta. Veniamo da un 4-0 al Maradona, quindi il Milan ha dimostrato anche di sapere andare lì a vincere, quindi qualsiasi cosa fosse successa oggi non avrebbe cambiato nulla. Ma è stato un grande Milan, un Milan di anima, di cuore, ma non abbiamo fatto niente ragazzi. Andando sui singoli, Brahim Diaz palesemente, clamorosamente il migliore in campo, fantastica la sua partita, insieme a lui Sandro Tonali che ha dominato a centrocampo ancora una volta, ha annullato Anguissa che poi è stato espulso, è stato lui quello espulso, è stato ammonito Kim, mi stavo dimenticando, è stato ammonito Kim che era diffidato, quindi il Napoli al ritorno sarà senza Anguissa e senza Kim. È stato ammonito Kim, Donali ha dominato a centrocampo, Bennacer in realtà a parte il gol ha fatto un po' di fatica secondo me nella costruzione di gioco, è stato bravo in fase di interdizione, ha interdetto molto bene su Lobotka, di nuovo annullato anche lui, abbiamo passato mesi a sentire che Lobotka era meglio di Bennacer e poi in due partite se l'è messo in tasca due volte. Bene anche Krunic, sempre tanto lavoro sporco, grande grande Rade Krunic.
Teo Hernandez straripante in tutti i modi e maniere. Ieri abbiamo sentito paragoni con Di Lorenzo. Non ce ne voglia Di Lorenzo, ma Teo Hernandez è di un livello totalmente superiore. Bene Kier, che ha giocato una partita da leader. Strepitoso il capitano Calabria, che non ha perso un duello con Kvaratskhelia. E bravissimo veramente Calabria. Un po' meno bravo Tomori, secondo me Tomori è scivolato un po' di volte, si è preso un po' di uomini, insomma non benissimo. E Maignan eccellente, perché ha fatto delle grandi parate. Leao si è divorato il gol dell'1-0, ma poteva sicuramente, e poi poteva sicuramente far meglio. Non è stata la miglior partita di Rafa Leao, anche se poi quando parte non lo prende in nessun modo in maniera, cioè è fantastico. Leao è unico nel suo genere, devi sparargli per buttarlo a terra. E poi Giroud non si è visto tanto, ha faticato, partita sporca di Olivier, ha sofferto contro i due centrali del Napoli che gli sono stati addosso, si è visto molto meno rispetto alla partita di campionato, è riuscito a fare meno sponde, meno lavoro, però comunque anche lui tanto sacrificio come sempre da Olivier, non ci sorprendiamo. È stata una bellissima serata, una notte meravigliosa, godiamocela perché è stata veramente veramente una bella serata. Ci ritroviamo tra sei giorni martedì al Maradona di Napoli, dove ci eravamo lasciati con un 4-0. Partiamo dall'1-0 per noi, dobbiamo essere bravi, lucidi, concentrati a gestirlo, ma non speculare. Dobbiamo gestire, ma non speculare al Maradona, perché è prezioso questo 1-0 e quindi va preservato. Ma la partita riparte da 0-0 e il Napoli ha dimostrato oggi a San Siro di poter essere molto pericoloso e quindi di poterla ribaltare, così come il Milan ha dimostrato di poter segnare anche tanti gol a Maradona. Visto il risultato, mi viene da dire peccato che non valgano i gol in trasferta, non valgano più i gol in trasferta, perché ovviamente vinci 1-0 in casa, se vai lì e segni poi la indirizzi ancora di più di quanto comunque non dovesse succedere, eventualmente succederà nel caso in cui Milan dovesse riuscire a fare il gol dell'1-0. Ma ripeto, non abbiamo fatto niente ragazzi, non abbiamo fatto niente. Siamo calmi, siamo concentrati, però una bella serata e godiamocela. Io, forse qualcuno si aspettava più entusiasmo, qualcuno si aspettava più gioia, ma anche San Siro l'ho percepito così. Secondo me se Milan avesse fatto il 2-0, allora sì, l'avremmo iniziato a percepire. Adesso è tutto, come diceva la coreografia, nelle nostre mani il nostro destino. Nelle nostre mani il nostro destino. Ancora di più dopo questa sera, nelle nostre mani il nostro destino. Possiamo andare avanti. Veniamo dall'1-0 di San Siro, ma è ancora lunghissima. È tutto. Vi ricordo di lasciare un mi piace a questo video, iscrivervi al canale se ancora non siete iscritti, attivate la campanella e commentate per dirmi la vostra su questa partita. 1-0 per noi da San Siro, è bellissimo così. Un saluto da parte di Stefano Bressi, seguiteci su pianetamilan.it e su tutti i nostri profili social. E ricordatevi che siamo campioni d'Italia. Un saluto a tutti.